Ed eccoci tornati con lo spazio dedicato alle commodities. Prima di andare a vedere come e quanto si siano indebolite le commodities dopo il lunedì nero che ci siamo lasciate alle spalle, andiamo però un istante sul calendario macroeconomico perché abbiamo a disposizione un bel po' di dati. Facciamo una carrellata generale. È debole il mercato di Tokyo, l'abbiamo visto questa mattina, e diciamo che anche l'economia resta in fase di contrazione. Nel mese di settembre l'indice PMI manifatturiero giapponese si è attestato a 47,3 punti, lieve calo rispetto ai 47,2 di agosto, e quindi insomma è quanto risulta da questa lettura preliminare. Tutti gli indicatori restano in fase di contrazione perché siamo inferiore ai 50 punti, quindi soglia di demarcazione tra la contrazione e l'espansione. Andiamo a vedere. In Europa abbiamo il PIL spagnolo annuale meno 21,5 con un meno 4,2 precedente, allora è segnato in verde perché gli analisti avevano previsto un calo ancora più ampio, meno 22,1. Su base trimestrale sempre il PIL della Spagna meno 17,8, meno 5,2 era il dato precedente, anche qui gli analisti avevano previsto un calo maggiore, meno 18,5. L'indice PMI manifatturiero francese 50,9 rispetto al 49,8, quindi siamo in crescita e peraltro siamo andati oltre la soglia dei 50 punti, la previsione era di 50,5, quindi questo è un valore sicuramente positivo, mentre invece in rosso l'indice PMI Market Composito, sempre della Francia, 48,5, scende rispetto alla rilevazione precedente e soprattutto rispetto ai 50 punti. Anche gli analisti avevano previsto un 51,9, quindi addirittura un rialzo. In rosso anche il direttore agli acquisti del settore terziario 47,5 contro i 51,1. Andiamo in Germania, l'indice PMI composito resta sopra i 50 punti ma in calo rispetto al dato precedente al consensus 53,7. Invece in verde l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, quindi manifattura importantissima, 56,6 per la Germania contro i 52,2, quindi il rialzo è anche evidente, 52,5 gli analisti, quanto avevano previsto gli analisti. Il rosso invece l'indice del direttore degli acquisti del settore servizi. Beh, servizi, il comparto dei servizi è sempre quello più penalizzato a causa del lockdown e anche delle conseguenze, insomma, del lockdown, 49,1 contro i 52,5. Velocemente dall'Europa l'indice PMI manifatturiero 51,9 contro il 51,7, anzi no, non è ancora uscito, scusate, 25 minuti, ero andata, avevo preso la tangente. Allora, Carlo Vallotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti i telespettatori. Ero concentrata sui dati macro che comunque insomma lasciano intravedere ancora dei segnali di incertezza, soprattutto su alcuni comparti, Carlo, come quello Esatto. è esatto, come quello dei servizi. Quindi ancora due facce della stessa medaglia in questo momento per quanto riguarda la macroeconomia. Sì, io credo che in questo momento, senza voler, diciamo, in qualche modo essere drammatici, però credo che siamo testimoni nella storia di questo periodo storico appunto che è creato da questa pandemia. Dati macroeconomici come appena scorso tu tutta la lista, naturalmente un po' migliori delle previsioni, ma sempre pesantemente negativi, quindi diciamo non è che il dato migliore, però è pesantemente negativo ugualmente. Quindi io penso che in questo momento ci vorrà del tempo assolutamente per ritornare, tra virgolette, ad una normalità finanziaria, economico-finanziaria. E lo abbiamo sentito anche un pochino dalle parole di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che ha detto ci vorrà molto tempo prima di ritornare in qualche modo ad una normalità. 11 milioni di disoccupati in America sono migliorati, però naturalmente ancora tutto l'intero settore finanziario naviga, diciamo così, a vista in qualche modo. Certo, e beh, poi la settimana, tanto per arrivare ai discorsi più attuali, è iniziata con questo lunedì nero, Esatto. che ha visto in generale un calo delle commodities. Poi ci andiamo, ci sono già dei messaggi, ma insomma andiamo a vedere un po' come sta il comparto delle commodities. Insomma, una view su questo in generale, poi entriamo nel dettaglio, partiamo magari dal petrolio che ha visto un minimo di rialzo dopo la debolezza che ha respirato proprio con il lunedì nero, quindi con l'avvio della settimana.
Sì, partiamo proprio dal petrolio. Ecco, c'è questa situazione determinata. Ecco, tutto l'intero comparto finanziario, tanto più quello delle commodity, a scanso di essere ripetitivi, però la pandemia e soprattutto il lockdown e possibili ulteriori lockdown attuali, si parla già Spagna, Germania, Inghilterra, nuove forme di limitazione, naturalmente impattano, influenzano sull'intero comparto delle commodity. Adesso magari faremo una carrellata veloce, e questo naturalmente tanto più sul petrolio si vede. Abbiamo visto il lunedì nero. Lunedì è stata veramente una giornata epocale in qualche modo, perché perdite comprese dal meno 8 al meno 12-13%, oro, argento, platino, palladio, natural gas ha perso tantissimo, è sceso tantissimo. Insomma, un po' tutte le commodity, anche gli agricoli, grandi deflussi, insomma. Però ecco, dall'altra parte, facendo l'avvio di mercato, non possiamo dire che questi, diciamo, ci sono stati dei deflussi dai mercati, soprattutto beni rifugio, verso mercati a rischio. No, diciamo che c'è stato un calo generalizzato, e questo fa pensare che in qualche modo gli operatori rimangano un po' alla finestra, rimangano liquidi, anche alla luce di quello che è una. E qui è un po' un argomento difficile, nel senso che alla luce di quello che sono state diciamo, l'incriminazione delle banche mondiali per quanto riguarda dei traffici illeciti di valuta, e qui potrebbe in qualche modo innescarsi una nuova Lehman Brothers. Sì. Si pensa di no, però è certo, e anche questo ha impattato tutto il mondo dei mercati. Ecco Carlo, solo una precisazione, visto che hai nominato le banche centrali, a tuo parere, l'ho detto in apertura, però volevo avere un po' anche conferma da parte vostra, le banche centrali per tanto tempo sono stati i principali market mover, indicatori, cioè quello a cui i mercati guardavano in particolar modo. Abbiamo visto che però adesso forse stanno perdendo anche un po' forza, ma non tanto le banche centrali, Sì. perché chiaramente le politiche monetarie sono sempre accomodanti, quindi i mercati, appurato questo, se ne stanno tranquilli da quel punto di vista. Però, per esempio, in questi giorni, insomma, le parole di Jerome Powell sono passate un po' non inosservate, ma quasi, nonostante abbia rassicurato, no, ulteriormente i mercati. Sì, sono passate un po' inosservate. Questo concordo pienamente con te, nel senso che prima erano, diciamo, le banche centrali erano sicuramente un po' il faro che guidava i mercati finanziari nel loro navigare, diciamo, attraverso i prezzi. Ecco, questo, le banche centrali sicuramente hanno un po', forse adesso la politica delle banche centrali rimane un po' più prevedibile, ovvero tanti quantitative easing, tante facilitazioni, diciamo, per quanto riguarda la distribuzione del denaro, nel tentativo di risollevare l'economia. Quindi ecco, è chiaro che noi, se dovessimo fare delle previsioni, tra virgolette, ci aspetteremo comunque delle facilitazioni a livello delle banche centrali, certamente non dei rialzi dei tassi di interessi, che in questo momento assolutamente non si intravede né la motivazione né, appunto, il punto, insomma, in cui dovrebbero rientrare questi tassi di interesse. Quindi ecco, probabilmente le banche centrali, la politica delle banche centrali passa, diciamo così, in secondo piano. La settimana scorsa abbiamo visto, appunto, anche la Federal Reserve, come sì, diciamo che era estremamente importante, però chiaramente non ha detto nulla di nuovo, se non alcune cose. Naturalmente continuerà gli acquisti dei titoli di Stato e quant'altro. Però ecco, non, diciamo che in questo momento le banche centrali sono assolutamente guardate, però probabilmente si guarda più allo sviluppo di quello che potrebbe essere, purtroppo, il contagio, il diffondersi del contagio. È certo, appunto, e quindi qui andiamo prima di tutto sul petrolio, poi naturalmente facciamo una carrellata anche di altre commodities, petrolio e oro, petrolio che appunto si è indebolito, che poi si è un po' ripreso proprio per il timore di nuovi lockdown, oro che ha visto il prezzo scendere per il rafforzamento del dollaro, quindi questi aspetti adesso li valutiamo insieme a te Carlo, partiamo dal petrolio, qual è la tua view generale sul petrolio?
Petrolio rimane in debolezza, in fase di debolezza. Sicuramente abbiamo visto una discesa e poi una ripresa dovuta a molte motivazioni. Una piccola ripresa sulla metà di settembre, quando aveva raggiunto i 35 dollari al barile, è ritornato su intorno all'area dei 40 dollari. Adesso sta ritornando, rimane sempre in debolezza. Ecco, la view principale rimane sempre in debolezza. Un po' i nuovi possibili rallentamenti per quanto riguarda la produzione causati dagli uragani in arrivo sulle coste del Texas hanno diciamo, chiuso precauzionalmente alcuni punti di estrazione. Proprio in America, quindi ecco questo il mercato lo ha sentito, però diciamo che sono stati piccoli movimenti. Al momento rimane al momento, diciamo che fin tanto che non si superano, non si riprendono e si superano i precedenti massimi, ovvero area diciamo dei 43-44 dollari per barile. Al momento rimane comunque, sia dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista fondamentale, al momento non diciamo non si intravede un fattore positivo. Mi ricollego un po' alla tua domanda di prima, ovvero al fatto l'OPEC prima era assolutamente il punto principale dove si attingevano le informazioni su eventuali possibili, diciamo, sui tagli della produzione e quant'altro, eccetera, eccetera. Oggi anch'esso ha perso questo primaria Sì. funzione proprio causato, ripeto sempre, dal problema È sanitario un che c'è. po' come, esatto, è un po', Carlo, vabbè, insomma, non è una novità che il problema sanitario, il coronavirus, sia in pole position, purtroppo è così e insomma, finché poi non ci sarà la soluzione, resterà così. Però è un po' come se gli organi istituzionali, appunto abbiamo parlato prima delle banche centrali, in questo caso dell'OPEC, e gli organismi internazionali, fossero appunto stati accantonati leggermente, ma perché? Non tanto perché non si riconosca più la loro No, 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 forza, questo no? no, questo no. Esatto, bravissimo, questo va specificato perché ci mancherebbe, anche perché, come ho detto prima, per esempio, i mercati sono stati rassicurati dal fatto che le politiche monetarie delle banche centrali continueranno a essere accomodanti, altrimenti immaginiamoci cosa avrebbe potuto succedere. Però, Esatto. esatto, però, insomma, in questo momento si guarda proprio ad altro. Sì, si guarda ad altro, ecco, naturalmente noi abbiamo detto questo chiaramente, giustissimo, hai fatto bene a sottolinearlo tu, sono organi istituzionali, quindi facciamo riferimento assolutamente a loro e anche e soprattutto, diciamo in qualche modo, grazie a queste politiche in tutti i settori diciamo, della finanziari, grazie alle politiche appunto anche delle banche centrali, i mercati si spera non approfondiscano più di tanto, ecco, questo era il succo del discorso. Assolutamente sì. Allora, ti chiedo sull'oro, poi ci sono dei messaggi, andiamo anche a leggerlo. Anzi, peraltro c'è anche proprio una domanda sull'oro di Giuseppe. Petrolio, ci aveva chiesto anche il petrolio, l'abbiamo già detto, oro e argento, una view di medio periodo, così almeno riusciamo a capire anche cosa potrebbe succedere. Ci ringrazia per il programma, Giuseppe, grazie a te e a voi che ci seguite. Allora, l'oro, abbiamo visto appunto il dollaro rafforzarsi, quindi con il cambio euro-dollaro che è sceso a 1,16 e il prezzo dell'oro che è calato, insomma, siamo a 1877 dollari l'oncia. Sì, beh, diciamo, ecco, dipende sempre da che cosa si vuole ottenere, insomma, un investimento oppure una protezione di portafoglio. Queste sono due chiavi di lettura estremamente diverse, naturalmente. Per quanto riguarda la protezione di portafoglio e comunque l'investimento in oro, è normale che, o meglio, normale per me, per chi diciamo, opera in questo settore qui, viene utilizzato. Questo per rispondere alla domanda di una view di medio periodo, naturalmente viene utilizzato come hedging di portafoglio, come protezione. Quindi ecco, non si guarda tanto alla performance che potrebbe avere, che comunque io ritengo che al di là di quello che possono essere eventuali discese, magari una discesa intorno all'area di 1800 dollari, l'avevo già detto nella scorsa diretta di lunedì, 1800 dollari, 1780 potrebbero essere adesso i primi obiettivi di arrivo. Ecco, chiaramente nel lungo periodo
ci sarebbero un po' tutte i dati per valorizzare il petrolio, scusate, l'oro, Sì. sì, l'oro e l'argento sono i due metalli preziosi particolarmente interessati a questo periodo qui, tassi bassi, politiche diciamo abbastanza allentative, quindi ecco un'inflazione, l'unica cosa che manca per far crescere l'oro è l'inflazione, cosa che infatti in questo momento le banche centrali stanno cercando in qualche modo di ovviare a questo tra virgolette inconveniente. Ecco, quindi tutto questo per dire che cosa? Che il terreno per quanto riguarda l'oro e l'argento è un terreno abbastanza fertile, insomma, ecco, questo sì. Poi è normale che per quanto riguarda, diciamo, l'analisi tecnica, nel più breve periodo, in questo momento ci sono dei deflussi un po' su tutti i mercati e quindi anche l'oro ne risente di questo fatto qui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo intanto visto petrolio, oro e argento, altre commodities, ovviamente partendo dal presupposto che in questo momento sono tutte abbastanza negative, no, Carlo, lo confermi? Sì, sono un po' tutte quante negative, quindi ecco, se vogliamo continuare un pochino a guardare magari i metalli preziosi, platino e Sì. palladio, vediamo ancora negativo, siamo intorno al meno 1% sul platino e meno 1,5% sul palladio. Diciamo, ecco, questi dati che stiamo vedendo in questa settimana, in queste sedute qui, mi viene, diciamo, spontaneo da dire che non sono dati veritieri di fondamentali di mercato, tanto più che il platino ha visto un notevole miglioramento per quanto riguarda il surplus di produzione, siamo addirittura vicino al deficit e questo in precedenza lo hanno sentito gli operatori che il prezzo si è avvicinato intorno all'area dei 1000 dollari. Avevamo detto attenzione al platino perché dobbiamo monitorarlo nel lungo periodo perché potrebbe diventare, diciamo, il nuovo oro, avere un nuovo, diciamo, una nuova corsa come l'oro ci ha mostrato negli scorsi mesi. Quindi ecco, metalli preziosi sempre sotto osservazione. Platino, rimane comunque. Naturalmente ci sono, come dicevo prima, dei deflussi, ma ripeto ancora, non intravedo una realtà di fatto di queste vendite qua. La stessa cosa per il palladio, che in questo momento vuole avvicinarsi nuovamente all'area dei 2100 dollari. Adesso siamo a 2182, comunque grandi perdite collegati a entrambi questi metalli, naturalmente al comparto automobilistico, insomma, ecco. Sì. Continuo velocemente la carrellata, poi lascio a Sì, te sì, sì, sì. lo spazio. No, no, Sono no, vai, molto. vai, vai, figurati. Vai, 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 tranquillo. Anzi, la carrellata è importante, poi dopo magari estrapoliamo qualcosa da quello che ci racconti tu. Sì, esatto. Ecco, questo per concludere, diciamo così, concludere sempre nel brevissimo, insomma, un riassunto. Il rame, invece, ecco, il rame rimane sempre in una zona comfort, una zona di ben comprato perché rimane al di sopra dei 3 dollari per libra, quindi ecco questo ci dà un po' un'indicazione che la Cina, che è uno dei principali player nel mercato delle commodity, quindi grandissima attenzione va riferita alla Cina su tutta l'intera gamma delle commodity, continua, diciamo, a comprare abbastanza bene, anche perché la Cina il rame non lo usa soltanto per i cablaggi elettrici, ma addirittura lo userebbe come bene rifugio, quindi il discorso qui poi si amplierebbe molto. Quindi in questo momento, ecco, la Cina e anche altri paesi orientali stanno comprando rame proprio in qualche modo per proteggersi da eventuali cadute dei mercati azionari. Sembra un po' strano, un controsenso, però ripeto, ci vorrebbe una spiegazione un po' più lunga. Ecco, per quanto riguarda il rame e gli altri metalli, questa è la situazione. Ok, Carlo, ci sono due domande. Allora, tu hai parlato di beni rifugio. C'è un amico che chiede quali sono, oltre all'oro ovviamente, che sappiamo essere il bene rifugio per eccellenza, quali altri commodities possono dare la protezione che magari serve in questi momenti precari. E poi invece c'è una domanda di un altro amico che chiede
ti chiede un consiglio su una commodity o più commodities, insomma, aggiungo io, magari meno conosciute, meno utilizzate per così dire, su cui si investe meno, ecco, che invece possono dare degli spunti interessanti. Allora, partiamo dalla prima domanda. La prima domanda possiamo rispondere, diciamo che ecco, ci sono delle commodity in particolare che danno questo risultato, un po' come l'oro. La prima, diciamo che al primo impatto mi verrebbe, voglia di rispondere no, perché l'oro ha delle caratteristiche uniche nel suo genere. È naturale che i metalli preziosi nel loro essere, nella loro essenza, hanno una correlazione man mano sempre più negativa per quanto riguarda appunto l'andamento dei mercati azionari. Quindi è chiaro che si parte da un oro che ha una totale correlazione negativa. Mentre l'argento già ha delle connotazioni negli utilizzi industriali, man mano poi si scendono col platino e palladio, anch'essi come in utilizzo industriale. Quindi io diciamo che risponderei, l'oro è diciamo una commodity unica nel suo genere come bene rifugio, assolutamente su questo sì. Poi è chiaro che si può fare una diversificazione su un altro settore delle commodity. Ok, la Per seconda la sì. seconda domanda invece, ecco, la seconda domanda, mercati meno trattati sono mercati meno trattati, metalli meno trattati nei mercati, diciamo nei mercati più che noi conosciamo di più, sono sempre per quanto riguarda sia i metalli preziosi come il rodio e il rutenio che servono nella gioielleria e anch'essi che hanno visto una crescita molto molto importante. Abbiamo visto ad esempio il rodio correre addirittura fino a 11.000 dollari all'oncia, quindi insomma preso e diciamo in qualche modo utilizzati. Ha raggiunto prezzo record, diciamo, il rodio a 14.000 dollari per oncia, quindi se noi pensiamo a 2.000 dollari adesso l'oro, vederlo a 14.000, quindi ecco, sono mercati estremamente, a parte che sono estremamente volatili. Poi abbiamo tutto il comparto, altri settori che sono il comparto dell'elettrificazione, correlati con l'elettrificazione dei veicoli, del parco veicoli, quindi lo zinco e altri di questo genere qui. Certo. Ecco, c'è Mario che ne abbiamo parlato prima, ma magari possiamo rispondere lo stesso. Vuole sapere la situazione del platino. Insomma, ribadiamolo, prima l'abbiamo inserito chiaramente nei metalli preziosi, però insomma, rispondiamo ancora Mario. Sì, l'abbiamo già inserito, abbiamo già Eh fatto sì. l'analisi. Ecco, è normale che in questo momento l'area dei 1.000 dollari rimane un'area di resistenza molto molto importante, ed era abbastanza chiaro che in quel contesto lì, quando al 16-17 settembre, quando aveva raggiunto quasi quota 1.000 dollari, ci fossero state delle vendite, anche perché abbiamo tecnicamente, per chi mastica di analisi tecnica, un quinto massimo, quindi sempre in quella zona lì, respinto tutte le volte, quindi diciamo c'era da aspettarsi questo deflusso. Certo, ecco, giusto per chiudere questo collegamento facendo un ulteriore punto sulle materie prime, Carlo, cosa monitorare? Quindi adesso abbiamo iniziato proprio parlando delle view di mercato, dei market mover, ovviamente nello specifico caso sulle commodities, gli investitori e chi è interessato proprio al comparto delle materie prime, cosa deve monitorare particolarmente in questo frangente? In questo frangente bisogna monitorare più che una singola commodity, diciamo che bisogna monitorare quelli che sono i driver principali per ogni settore. Quindi abbiamo visto i metalli preziosi, l'inflazione, le banche centrali, petrolio, abbiamo visto la situazione dell'offerta, problematiche geopolitiche, la Libia che adesso comincerebbe a rientrare nei mercati. Per quanto riguarda gli agricoli, per quanto riguarda gli agricoli, monitorare quelli che sono gli acquisti da parte della Cina e anche quello che è lo svilupparsi della pandemia, perché per quanto riguarda ad esempio il caffè, il cacao, lo zucchero, sono tutti utilizzati ad esempio nel momento ricreativo in qualche modo. Quindi è chiaro che se vengono limitate le attività come ri di ristorazione, i
i bar, le discoteche e quant'altro, è normale che tutto l'intero comparto, appunto, di questi qui, soprattutto anche lo zucchero, è molto molto collegato perché viene utilizzato nelle bevande come il Campari e quant'altro, insomma, quindi ecco, nella fase, diciamo così, Sì. ricreativa, e quindi ecco, monitorare, questi sono i blocchi, diciamo, da monitorare. Va bene, insomma, che poi è la regola che vale per i mercati in questo momento, lo abbiamo detto proprio in apertura con la View, la cosa che tiene purtroppo ancora banco è il coronavirus e la paura e il timore di chiusure future, insomma, quindi questo è chiaro e quindi si Sì, sì, va a sì. riversare su ciascuna commodities per motivazioni diverse, col petrolio per un motivo, per gli agricoli per altri, diciamo così. Sostanzialmente sì, diciamo che questo è, diciamo, inutile girarci attorno, insomma, questo è il problema principale. Poi è chiaro che all'interno di ogni comparto ci sono comunque i driver da seguire, quindi è normale che, soprattutto per quanto riguarda gli agricoli, anche vedere le prospettive future per quanto concerne la coltivazione, i campi dedicati all'agricoltura. Questo, insomma, è più specifico per, diciamo, per gli addetti ai lavori. Per coloro che un po' dall'esterno cercano di comprendere, ecco, questi sono i fattori principali e diciamo che un po' i rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti comunque continuano a tenere banco, i famosi dazi, la guerra commerciale. Sì. Questo continua assolutamente a tener banco nelle commodity. Va bene, Carlo Vallotto, ti ringrazio per la tua disponibilità e per la tua collaborazione. Ti seguiamo sul tuo sito Metalli Preziosi e naturalmente ci sentiamo presto sulle fonti TV. Perfetto, grazie mille, grazie a voi, buona settimana a tutti quanti. Grazie. Naturalmente il focus con Carlo è sempre sulle commodities. Settimanalmente lo facciamo per chi è interessato in particolar modo alle materie prime. Torniamo tra poco.